Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Marta e oggi sono qui con lo sfondo di Funko Pop proprio perché arriva finalmente un altro video a tema Funko Pop e tra l'altro sono praticamente gli ultimi miei acquisti del periodo più un paio di cosine che ho rubato da Andrea in negozio, piccoli dettagli, e sono molto molto proud dei miei acquisti perché uno di questi è il mio più grande grail, veramente è il pop che più desideravo. È un pop che desidero da sempre, solo che continuava a salire di prezzo. Ho trovato un'ottima offerta e ne ho approfittato, anche perché era impossibile ritrovarlo a quel prezzo. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito. Magari vi lascio un attimo di spice, un pochettino di attesa e iniziamo dagli altri, ovviamente. Quello top lo lascio per ultimo. Partiamo da quelli del negozio, ve li mostro al volissimo, anche perché un paio sono ancora disponibili e vi lascio qui sotto nell'info box il link al sito, così che se vi piacciono potete acquistarli direttamente. E parliamo dell'alieno, questo qua di Toy Story, Alien, è stupendo, lo desideravo da un sacco e tra l'altro, no, non è il primo, in realtà sì, è il primo di Toy Story nella mia collezione, però ho tutti gli Alien Remix, cioè non tutti, una buona parte di Alien Remix, quindi di Toy Story proprio è il primo, però ho già vari e svariati alieni, quindi questo è uno. Il secondo pezzo è un gran recuperone e tadan! Guardate che meraviglia! Adoro, è il mio primo Marvel, come sapete se mi seguite su Instagram, se non lo fate ancora fatelo, perché vi perdete un sacco di spoileroni sui video. Praticamente abbiamo fatto da pochissimo la maratona Marvel, non li avevamo mai visti prima, anzi non abbiamo neanche finito ancora di vederli tutti, li abbiamo visti in ordine cronologico ma abbiamo saltato qualche pezzo, quindi dobbiamo finirla. E io mi sono innamorata di Iron Man, cioè altro che Team Cap come sono tutti, io Team Iron Man tutta la vita. E cioè adoro questo pop, secondo me l'essenza di Endgame è stupendo, lo dovevo assolutamente avere. E visto che mi sono innamorata ovviamente anche dell'universo Marvel, ho deciso che non li prenderò tutti perché sarebbe la fine. Sono un migliaio anche quelli, no, siamo a 7-800. E visto che faccio già Disney e Harry Potter, non mi sembra il caso di fare anche Marvel. Però abbiamo deciso che ne prendiamo uno per ogni personaggio. Quindi siamo partiti da questo. Poi vorrei prendere Thor, quello esclusivo Faye, se non ricordo male, con la trecciolina sulla barba e da una parte il Mjolnir. Sono un po' difficili ancora da pronunciare, e dall'altra lo Stormbreaker, e oppure tipo volevo il Movie Moment Hulkbuster contro Hulk, così ho sia Hulk che l'Hulkbuster, direi che ci sta. Poi ovviamente, visto che Iron Man è il mio personaggio preferito, vorrei anche il Tupac di Pop in a Box, la loro nuova esclusiva stupenda di lui e Morgana, mi sembra, non mi ricordo, vabbè, l'ho visto una volta. Non so ancora tutto a memoria. Vabbè, comunque sì, devo recuperarne uno per personaggio, non di più. E devo capire come esporli, perché non li voglio qui in mezzo ai Disney e agli Harry Potter, perché secondo me hanno poco senso. Pensavo a una soluzione alternativa, forse in camera dove c'è la scrivania di Andrea. Adesso vediamo un attimo. E concludiamo con i pop del negozio con il terzo, che non è proprio piccino. Guardate che meraviglia! Lui è ancora disponibile. Lui e l'alieno li trovate. Forse questo ancora no sul sito, nel caso ve lo faccio caricare così lo trovate. C'è un ultimo pezzo. È qualcosa di meraviglioso, ragazzi. Io impazzisco per la Disney, lo sapete. Quando ho visto questo pop qui, questo town con il castello, sono impazzita. In realtà volevo quello con Walt Disney invece che Topolino, però quello è un'esclusiva dei parchi, quindi al momento recuperarlo ci volevano un 150 euro. Questo qua invece ci è arrivato in negozio e viene 49,90, quindi direi molto più appetibile come prezzo. E come sapete, visto che comunque io li voglio tutti i pop Disney, tutti in generale, ho detto iniziamo da questo finché è facile da trovare e poi magari in futuro recuperiamo anche quello con Walt, anche perché il castello comunque è uguale e a me piaceva tantissimo il castello, quindi ovviamente non me lo sono lasciata scappare. È, boh, è stupendo, è un pezzo veramente pazzesco. E se non ci fosse quell'altro pezzo che vi mostrerò alla fine, direi che è il mio preferito di quest'anno sicuramente, però c'è l'altro, quindi andiamo avanti.
Poi, come vi dicevo, ho fatto anche acquisti oltre alle cose del negozio. Questo è il pacco numero 1 e abbiamo 3 pezzi. Allora, da quale partiamo? Partiamo da quello che meno mi aspettavo di recuperare in breve tempo, e cioè lei, Elsa, con il bollino Target, con Bruni in mano. Sapete che io sono fissata con Frozen, forse, no, qua nel video non si vede, ma là in fondo tutta la parte dedicata a Frozen mi piace tantissimo, non so perché ho questa fissa per Frozen. Non lo so, non lo so neanche io sinceramente, anche perché non è un classico, io di solito sono fissata coi classici. E gli ho creato proprio il suo angolino perché ne ho tanti di Frozen, forse più sì di altri, perché quelli di cui ne ho di più forse sono quelli di Aladdin e degli Incredibili, ma quelli di Frozen dovrebbero essere ancora di più, quindi ho proprio creato il loro angolino anche perché mi piace vedere tutte le scatole uguali e quindi anche se non sono in ordine di numero con tutti gli altri, ma solo fra di loro, sta molto bene visivamente. Poi magari in un vlog ve li mostro o facciamo magari l'aggiornamento della collezione, magari, anche perché l'ultima che ho fatto è di un bel po' di tempo fa e effettivamente ci sono grandi aggiornamenti. E niente, quindi lei è uno di quelli che ho recuperato, adesso non so neanche dove appoggiarla, vai lì sopra Iron Man, perfetto, potremmo fare una coppia, Iron Man e Elsa, fantastico. Poi secondo, che sempre è uno che non pensavo di recuperare velocemente, però praticamente vi spiego, da questo venditore ne ho visto uno che desideravo tantissimo, aveva un prezzo basso, ho detto ok, mio, e già che c'ero per ammortizzare diciamo il costo della spedizione, ho detto vabbè, vediamo di aggiungere qualcos'altro, c'erano dei buoni prezzi effettivamente, e quindi ho preso lei. Biancaneve, è la mia primissima Biancaneve, ho giusto un cucciolo e un brontolo, quello con il diamante in mano, che è un'esclusiva BAM, se non ricordo male, e lei è esclusiva Hot Topic, perché è diamond, è tutta glitterata, non so se si riesce a vedere bene in video. Comunque sono stata una stupida, sono stata veramente una stupida, perché quando ho iniziato a collezionare erano appena usciti tutti i 7 nani e ho detto ma sì vabbè dai aspetto, si trovavano anche a poco perché 7 nani più Biancaneve più la strega si trovavano tipo a 100 euro tutti, quindi 9 pop a 100 euro, anche meno, c'era anche a 90 euro tutto il set completo. Era ottimo come prezzo, adesso stanno salendo tutti di prezzo, la strega e Biancaneve sono aumentate, i nani ancora lì lì siamo, però ho sbagliato, ho fatto degli errori purtroppo, lo so. E niente, quindi lei l'abbiamo recuperata, possiamo aggiungerla finalmente in collezione. E invece quello che desideravo di più fra questi tre, che è quello per cui ho fatto l'ordine, è lui. Madonna, guardate che bello Raja! È stupendo, cioè io di questa wave ho Abu, Jasmine, Jafar, Chase e Aladdin, forse no, mi manca Aladdin, vedete infatti qua c'è un buco perché ho lasciato il buco pronto per lei, adoro, perché li ho sistemati qualche giorno fa, ho detto ma lì deve andare Raja, quindi lasciamo il buco. Ok, quindi ragazzi io adesso devo recuperare Aladdin, che è il 352, il 355, cioè sempre Raja ma Flock, il genio normale e Jasmine glitterata, e ho finito la wave. Ne mancano pochi, pochissimi direi. Comunque questa qui era andata Vaulted e stava salendo tanto di prezzo, tanto, nel senso, stava pian piano salendo, la trovavo sempre sui 30, 35, 40 e questa l'ho trovata a 15, 10, quindi l'ho presa al volo, è stupendissima. Me la devo aprire un po' e guardarla bene perché è veramente un pezzo stupendo. Non so perché non l'ho recuperata prima, ma mi piace veramente troppo. Quindi sono super super contenta. E adesso mettiamo via questo pacco e passiamo all'ultimo pacco, che è quello più misterioso di tutti, che non vi ho spoilerato fino ad ora, anche se dalla mia maglietta potreste capire. È un pezzo che desidero veramente da tanto. Quindi adesso vediamo assieme. Ecco qui il pacco. Questo me lo sono fatta spedire su dai miei, perché stavamo per partire e quindi non sapevo se eravamo qui, se eravamo su. Ho detto vabbè, me lo faccio spedire su.
E poi, tanto tornavamo in macchina, me lo porto giù con me. Guardate che ha messo un sacco di carta, l'ho lasciato così com'era, l'ho aperto, l'ho guardato e l'ho rimesso. E voi ancora non l'ho riuscita a vedere, però io sì, ed è stupendo. L'ho già anche tirato fuori dalla scatola, è qualcosa di meraviglioso. Oddio ragazzi, oddio, cioè io sono super super emozionata. Perché questo è tipo il pop che desidero di più da sempre, cioè Malefica Drago, il primo della Disney Treasure. Non è il mio primo bollinetto Disney Treasure, non è la mia prima Malefica Drago, perché lì, di fianco a Mulan, su Khan, c'è l'altra, l'esclusiva box lunch, che però mi piace meno rispetto a questa. Sì, è bellissima ovviamente, ma lei è lei, cioè secondo me questo è il miglior pop di sempre. Cioè, è qualcosa di meraviglioso. Adesso ve lo tiro anche fuori dalla scatola. Questo continuava a salire di prezzo. Io ero stata stupidissima perché quando ho iniziato a collezionare era uscito da tipo un paio di mesi e quindi lo si trovava ancora a prezzi abbordabili, nel senso che si trovava sui 70-80 euro dopo qualche mese. Boom! Cioè, tipo, ha avuto il botto, è arrivato... ultimamente 150-200, l'ho trovato a 80, cioè quando l'ho visto ho detto no, mio, cioè recuperoni enormi in questo video, ma questo, cioè, top. Tra l'altro non l'ho trovato io, me l'ha segnalato una di voi, una ragazza che mi segue, che ringrazio tantissimo, cioè senza di te non l'avrei mai trovato, perché l'ha visto, ha visto lei che questo ragazzo li stava vendendo, la stava vendendo, gliel'ha bloccata subito, ha detto aspetta, devo chiedere a una mia amica, e via, me l'ha trovato. Grandissima, cioè ti ringrazio veramente tantissimo. Allora, intanto adesso l'apro, così la vediamo fuori dalla scatola. E niente, quindi praticamente quando ho iniziato a collezionare io ho detto... ma va, cioè 80 euro per un pop non li spenderò mai, e quindi me la sono lasciata sfuggire ai tempi, però sono contenta di averla recuperata adesso, perché comunque secondo me con il tempo capisci anche di più il valore dei pop che recuperi. Se all'inizio spendi così tanto per un pop, poi magari ti pesa e rischi di non goderti appieno quello che hai preso. Invece dopo qualche anno, secondo me, capisci di più, scusate il casino ma sto prendendo la scatola strapiano, ok? Capisci di più praticamente il sacrificio che hai fatto per avere quel pop, quanto ti è mancato, oddio che bello! E quindi c'è, cioè, tipo come me, piangete praticamente a vedere questo pop. Poi in un periodo così di merda, scusate, bipperò la parola, ricevere una gioia tale è veramente secondo me qualcosa di meraviglioso. Mi ha fatto veramente venire un sorriso immenso. Mi sto per commuovere, ragazzi, vi giuro. Cioè, è un pop che desideravo veramente da tanto. Da quando ho iniziato a collezionare, parliamo di 3 anni fa. Cioè, è stupendo, secondo me. È veramente stupendo. E è stato difficilissimo tenere il segreto fino ad adesso, perché sono passati 20 giorni da quando l'ho ricevuto. Quindi... è stato super super difficile, perché volevo assolutamente fare un video così a sorpresa. Niente ragazzi, cioè vi giuro, c'ho tipo il cuore che batte a mille. Lo so che per voi magari te vabbè, per un giocattolo, per sta cavolata, però io sono collezionista, amo la Disney, sono cresciuta con la Disney, addirittura adesso poi vi racconto un aneddoto, quindi... per me è una cosa veramente stupenda. Poi Malefica, sapete, è il mio personaggio preferito in assoluto, quindi per me veramente è tutto questo pop. È il miglior pop che ho in collezione, sono super super contenta e proud di averlo, recuperato. E niente, piccolo aneddoto. Quando ero piccola, io all'età già di 3 anni, tipo usavo da sola il videoregistratore perché i nonni non erano capaci, era ancora una cosa nuova ai tempi, quindi mia mamma aveva tutta la collezione di cassette dei classici Disney, io prendevo la mia cassetta, me la mettevo nel videoregistratore, facevo partire la TV e mi mettevo sul divano. Ma ero così pigra e così interessata a quello che stavo vedendo che sia mai sul telecomando fare pausa, andare in bagno, far la pipì e tornare. No, se mi scappava la pipì la facevo sul divano. Quindi, per farvi capire quanto amavo la Disney,
Vabbè, piccola parentesi, infatti i divani erano sempre tappezzati di plastiche perché ovviamente se no, cioè, capite voi, era anche di tessuto ai tempi il divano. Adesso ce l'hanno di pelle, forse hanno capito l'errore. Vabbè, dettagli e niente, quindi volevo raccontarvi questa cosina qui e niente, io sono veramente senza parole, sono super super contenta, adesso devo trovargli veramente un posto di rilievo all'interno della collezione, anche se lì ho Malefica sul trono. Malefica Drago, sicuramente ci metterò a fianco lei perché, cioè, facciamo il tris. La rimetto via perché la paura che cada è veramente alta. Gli farò sicuramente qualche foto perché è qualcosa di stupendo. Però ecco, questo è il mio pezzo forte. Quindi per ora diciamo che sono contenta così. Ci sono mille altri pop che vorrei recuperare. Però questo secondo me ha già fatto la sua gran parte e niente, piano piano mi metterò altri Grail in lista, per ora sono contentissima così e niente, ci tenevo a mostrarvela e condividere con voi la mia gioia, spero che si sia capito, anche se penso proprio di sì. E spero di non avervi annoiati con questo video, come vi dicevo prima vi lascio qui sotto nell'info box il link al sito del negozio di Andrea e se dico che il mio nostro si arrabbiano, scherzo non è vero, però effettivamente è il negozio di Andrea, io sono sua dipendente e niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un bel pollice in su, scrivetemi nei commenti qual è stato il pop fra questi che vi è piaciuto di più oppure qual è il vostro preferito in assoluto della vostra collezione. O quello che vorreste ardentemente, tipo il mio lei. Io, se adesso dovessi dire uno che desidero ardentemente, sono indecisa fra Luna con gli occhiali, che quello, cioè, siamo sui 2, 250, 300 euro, una cosa assurda. Piton in versione molliccio, anche quello mi piace tantissimo. E Disney invece, cos'è che vorrei recuperare? Vabbè, vorrei recuperare tutti gli Stitch. Più di tutti probabilmente Elvis Stitch è stupendo e ha un prezzo assurdo e niente, questi tre per ora potrebbero essere i prossimi costosi in lista, chissà fra quanto, perché se ci ho messo 3 anni a prendere Malefica Drago, cioè figuriamoci per quelli. Vabbè, smetto di parlare perché parlo da 20 minuti ininterrottamente come una macchinetta e niente ragazzi, vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video. Ciao!